Trieste più Social è un evento della durata di una giornata, completamente gratuito, che noi offriamo alla città, che si compone di due parti fondamentali. Una parte al mattino, che vede un susseguirsi di interventi in sessione plenaria, quindi aperti, diciamo così, sono interventi di scenario, quindi scenario nazionale, scenario internazionale, sul mondo del turismo e sul rapporto tra mondo del turismo e racconto attraverso i social, mondo del web. Avremo degli ospiti che arrivano da tutta Italia, in particolare Roberta Milano, che è una delle massime esperte di marketing turistico che abbiamo in questo paese, e oltre ad essere un'amica è stata una delle persone che anche ha ispirato la nascita di Trieste Social. E poi abbiamo Insopportabile, anche lui un amico e una figura di riferimento su Twitter a livello nazionale, soprattutto per la passione con cui racconta il suo territorio, che è la Sardegna. Quindi ci verrà a raccontare cosa significa fare promozione territoriale, promozione turistica, usando nello specifico quello strumento. E poi avremo anche dei casi di eccellenza invece del territorio, sempre al mattino, nello specifico l'esperienza di Grotta Gigante e l'esperienza di ITS, quindi due realtà molto diverse che però stanno usando dal nostro punto di vista bene gli strumenti della comunicazione social per far conoscere se stesse, ma poi immediatamente tutta la città e il territorio. Il pomeriggio invece ci sono 5 laboratori, 5 workshop dedicati in contemporanea a settori specifici, quindi abbiamo il laboratorio dedicato al turismo, diciamo così, quindi a chi si occupa di ospitalità, ristorazione, valorizzazione, commercializzazione di prodotti tipici. Abbiamo poi il laboratorio dedicato ai commercianti, perché per noi è importante sottolineare, far arrivare il messaggio che questa è una categoria molto importante nella valorizzazione della città, perché è uno dei biglietti da visita che il turista o comunque chi viene da fuori, anche se non è turista, riceve appunto del territorio. Poi abbiamo il laboratorio dedicato alla cultura, quindi come usare gli strumenti social per raccontare l'istituzione museale, l'istituzione culturale, l'associazionismo culturale. Quindi tutta una serie di soggetti che possono usare questi mezzi di comunicazione non per snaturare i contenuti che promuovono, che rimangono quelli, sono fondamentali, ma nuove modalità di comunicazione, per esempio per raggiungere persone che altrimenti non verrebbero a conoscenza del loro lavoro. Poi abbiamo il laboratorio dedicato all'informazione e al giornalismo. Quindi come possiamo usare gli strumenti, i social network, i social media per lavorare meglio noi se siamo persone che si occupano di informazione, e anche come entrare in rapporto diverso per esempio con i lettori se siamo delle testate. E infine il laboratorio dedicato alla PA, noi al pubblica amministrazione ci teniamo molto perché abbiamo due casi di eccellenza assoluti in Italia e che sono oltretutto un esempio di come all'interno della pubblica amministrazione, lavorando bene in modo integrato, facendo sistema, si possano fare grandi cose, quindi una rete civica che lavora insieme a un ente di promozione turistico che stanno facendo un gran lavoro, quindi vi aspettiamo. In realtà siamo già sold out, quindi speriamo che possiate seguire la giornata almeno al mattino, perché per fortuna siamo state aiutate, quindi la mattinata verrà trasmessa in streaming, quindi chi non ha potuto iscriversi può seguire la giornata online dal sito del comune, della rete civica e dal sito del piccolo, che è il quotidiano della città.